precursore delle cure a domicilio per prevenire l'aggravamento dei malati Covid che non necessitano di ricovero ospedaliero, facendo sì che gli ospedali non vengano caricati di ulteriore lavoro, il professor Luigi Cavanna è stato ospite questa mattina della trasmissione di Rai 1 Buongiorno Benessere. Noi a Piacenza, ai primi di marzo, ci siamo subito resi conto che il pronto soccorso degli ospedali di Piacenza, ma anche delle zone vicino, Cremona, Lodi, erano investiti da un'onda d'urto. Quindi ci siamo detto, perché non iniziamo prima le cure precocemente a casa con una presa in carico del malato? Cavanna ha proseguito con la fotografia della situazione odierna. Oggi abbiamo intanto capito molte più cose di questo virus che nell'uomo era una novità assoluta all'inizio di quest'anno. E abbiamo capito che molti malati possono essere curati a casa precocemente, anche con la presa in carico. Va subito detto che molti malati che hanno pochi sintomi non devono fare nulla, o se c'è solo un po' di febbricola è sufficiente il paracetamolo, la cosiddetta tachipirina. Se invece comincia a comparire tosse, mancanza d'aria, è importante avere in casa un piccolo oggetto che si chiama saturimetro per valutare la saturazione. È importante avvisare il medico di famiglia, che può attivare le cosiddette USCA, che sono unità speciali di continuità assistenziale, che vengono a casa, almeno nel nostro territorio, e possono fare l'ecografia e mettere in atto le prime cure. Il primario del reparto di oncoematologia di Piacenza ha poi spiegato quali sono i segnali da guardare per capire se c'è un'infezione in atto. I primissimi campanelli d'allarme sono la febbre, la tosse, che è una tosse secca e stizzosa con poco catarro, e poi la sensazione di fiato corto. Ci sono anche altri sintomi, ma questi sono veramente una triade fondamentale.